Ciao, io mi chiamo Emanuele e oggi guardiamo quali smartwatch usare per leggere la glicemia. Ma prima, ripetiamo, io mi chiamo Emanuele, sono uno studente di medicina al secondo anno, ormai quasi al terzo. Sono diabetico da più di 15 anni e nonostante la patologia sono stato anche campione italiano. Prima di cominciare con il video ti ricordo di iscriverti e di schiacciare sulla campanella. Ti ricordo inoltre di dare un'occhiata del canale e guardare i vecchi video in quanto potresti trovare video che riguardano la gestione del diabete, la terapia, migliorare le glicemie, attività sportive, diabete, una serie di cose appunto riguardo il diabete e magari ti possa interessare. Schiaccia sul canale qua sotto e guarda i vecchi video. Ora, vediamo noi. Quali smartwatch usare per quindi leggere le glicemie? Ad esempio questo qua. Ora, piccola premessa. Io ho sempre e solo usato l'Apple Watch, questo che mi vedete adesso al polso. Quindi io parlerò di quella che è la mia esperienza solo con l'Apple Watch. Gli altri vi dirò il prezzo, quali sono compatibili con il Dexcom G6, perché farò riferimento al Dexcom G6, vi lascerò alcuni link per poter andare a vedere e spulciare, vi dirò i prezzi di quello che è la pagina di Amazon, per cui se trovate prezzi diversi può essere e meglio per voi. Cominciamo. Apple Watch, dalla prima generazione in poi sono tutti compatibili con Dexcom G6. Per quanto riguarda l'Apple Watch che uso io, questo qua è il Serie 6. In ogni caso potreste usarne uno qualsiasi appunto dalla prima generazione. Il prezzo che vi sto dicendo fa riferimento al Serie 5 ed è di, aspettate che leggo, 358 euro. Per quanto riguarda l'Apple Watch, io lo uso da ormai un paio d'anni e mi trovo bene oggettivamente. È un aggeggio di per sé che io non userei se non per leggere la glicemia. Sono comodo nell'utilizzarlo in quanto lo uso per andare a correre, ascoltare la musica e quindi non ho bisogno di portarmi il cellulare dietro e avere la mano col telefono, cioè non portarmi in mano il telefono, quindi per me tutto sommato è comodo, non penso valga i 300 e passa euro che costa, ci sono un sacco di alternative più economiche che andiamo a vedere tra poco. Tutto sommato per chi utilizza iOS, quindi ha un iPhone, è sicuramente un'ottima scelta perché è comodo. Tutto sommato non è come tutti i prodotti iPhone, non è star lì a effettuare le varie impostazioni, lo accendi, si avvia, è molto intuitivo, per cui per questo è comodo. C'è ovviamente Siri, volendo c'è la possibilità di acquistare la differenza tra il modello normale e quello con la versione cellulare, per cui c'è da fare un ulteriore abbonamento per poter poi fare le chiamate senza il telefono, però tutto sommato per quell'utilizzo che faccio io è comodo, ma costa troppo. Veniamo ai prossimi, ovvero gli smartwatch della Garmin. Allora, Garmin, per chi non lo conoscesse, è un'azienda che da anni produce computerini, passatemi il termine, quindi ad esempio quelli per monitorare quelli che si usano in bici, ad esempio della Garmin non ho mai usato nulla se non i computerini appunto da bici che ti misurano il cardio, che hanno il cardiofrequenzimetro, il potenziometro che misura i watt. E ha il GPS integrato, io utilizzo il Garmin Edge 520 che si può collegare col telefono, per cui ti arrivano le chiamate attivamente sul Garmin, e questo il Garmin Edge è uscito nel 2012, una roba così, per cui era avanti all'epoca. Ora, di orologi Garmin ce ne sono diversi, ovviamente come per quanto riguarda l'Apple Watch va scaricata l'applicazione, vi lascio il link in descrizione, l'applicazione è gratuita, si possono scaricare, ci sono diversi modelli per quanto riguarda i Garmin che si possono utilizzare, quello che non è che vi consiglio io, uno che ho trovato io, ma potreste trovarne anche altri, è il Garmin Approach S2 che dovrebbe costare intorno ai 400 euro, ok, sì, per cui questo è la Garmin. Vi ripeto, c'è una lista molto lunga anche per altri orologi che vi dirò in questa, se volete, in questo listone per poter appunto scegliere poi quello che fa al caso vostro. Ultima cosa da dire sulla Garmin. Garmin, come una marca di orologi che vedremo più avanti, cioè Fitbit, sono ovviamente specializzati in tutto quello che è l'ambito sportivo, per cui dando misurazione di quelli che sono i parametri come battiti cardiaci, il sonno, e eventuali altri dati molto più precisi rispetto a quello che può essere un Apple Watch che ti dice che misura l'elettrocardiogramma, però non è utilizzabile in alcun modo dal punto di vista medico, mentre per quanto riguarda quelli Garmin e Fitbit non misurano l'elettrocardiogramma, ma i dati sono un po' più affidabili. Terza, adesso andiamo a risparmio, adesso andiamo, passatemi il termine, a risparmio, cioè Amazfit che dovrebbe costare intorno ai 140 euro. Ce ne sono diversi modelli, anche qua
140 € fa riferimento al Amazfit GTS 2, ok? Sì, sono 140 €. Ho visto però che non dovrebbe essere subito direttamente compatibile, ma ho visto anche diversi video online che spiegano come scaricare l'applicazione e come poter leggere le vicine del Dexcom anche su questo dispositivo. Non l'ho mai usato, non conosco nessuno che lo utilizzi, per cui non vi posso dare nessuna ulteriore informazione se non dirvi di guardare magari qualche recensione da chi l'ha provato, chi l'ha testato, dirvi come va, come non va, come funzionano, come sono le chiamate, se fa chiamate, eccetera, eccetera. Veniamo adesso al TicWatch E3, che costa 160 €. Ho visto qualche video che ho trovato in giro su YouTube, smanettando un pochino, che ha un'app, non ha l'app che permette di vedere direttamente glicemie, ma tramite un giro particolare, cioè se voi sul vostro telefono avete l'app del Dexcom G6 e una tra le app X-Drip o Glimp, che permettono appunto di vedere le glicemie collegandosi al Dexcom G6 o a dei lettori CGM come quelli per il Freestyle Libre, se possono quindi avere le glicemie sul polso, in quanto sia di X-Drip che Glimp mi sembra ci sia l'applicazione per lo smartwatch. Vi ricordo anche che per quanto riguarda poi i video sulle applicazioni, ne ho fatto già un video che vi lascio in alto a destra nelle schede, per cui potete recuperarlo se vi va. Veniamo agli smartwatch successivi. Abbiamo ovviamente tutta la serie Galaxy, che sono quindi per quanto riguarda l'Android e Samsung, sono gli orologi di casa Samsung. Non mi ricordo il prezzo in quanto non me lo sono segnato, però ci sono tantissimi modelli, tantissime varietà. Quello sport, quello light, quello, il modello 1, 2, 3, 2500, quello che volete, e hanno ovviamente la possibilità di scaricare l'app Dexcom. Io non lo utilizzo, non saprei dirvi ulteriori informazioni su quello che è l'orologio in sé. Vi consiglio di guardarvi comunque un sacco di recensioni, ci stanno su un sacco di modelli, come funzionano, come sono le chiamate, come vengono percepiti i vari dati, oltre a quello che è la glicemia, come funziona la connettività. Quindi non usandoli non saprei appunto fornirvi ulteriori informazioni. Vi dico solo un attimo che controllo. Adesso controllando su Amazon, non mi sembra sia il modello 3 o 4, ma non vorrei dire una cavolata. Costa su intorno ai 150 € che vedete già rispetto all'Apple Watch, è un prezzo molto inferiore. Vediamo all'orologio successivo, che sono i Fitbit. I Fitbit sono diventati famosi soprattutto negli ultimi anni come i braccialetti a polso che misurano i vari dati riguardanti l'allenamento, quindi i passi, i battiti cardiaci per tenersi in forma. Hanno la possibilità di fare anche da smartwatch in base a alcuni modelli, come ad esempio Fitbit Versa 2 e 3. Quanto riguarda il Fitbit Versa 3, costa anche questo intorno ai 140 €. Anche qui c'è l'app, sia l'app del Dexcom, sia si può scaricare X-Drip e Night Scout, che sono altre app per misurare la glicemia. Night Scout rientra tra le app di cui vi avevo parlato nel video che vi ho lasciato in alto a destra. Penso che questa, non so, a destra o a vostra sinistra, non me lo ricordo. Amen. Non parlo del Versa 2 e del Versa 3, ma in generale i braccialetti Fitbit li hanno anche mia sorella e mia mamma, e si trovano molto molto bene loro. Loro li usano semplicemente per monitorare passi, battiti, quindi frequenza cardiaca, camminate, corse, minuti di attività, e si sono sempre trovati molto bene. Hanno un'app che collega i dati al telefono, con cui non hanno mai avuto alcun problema. Ora, io non avendo mai utilizzati con Fitbit Versa o avendo mai provato a utilizzare le app del Dexcom su questi dispositivi, non posso dirvi direttamente come funzionano. Su internet è pienissimo di recensioni dei vari orologi. Io semplicemente vi dico quali possono essere utilizzati per leggere le glicemie. Tra l'altro i Versa 2 e 3 so che sono resistenti all'acqua, mi sembra comunque controllate per sicurezza. Non so gli altri perché non ho controllato questo dettaglio, semplicemente questo l'ho trovato scritto. Però vi faccio un esempio: l'Apple Watch viene venduto come orologio resistente all'acqua, però già 2 volte ho dovuto fare il reso perché appunto con l'acqua si era rotto, quindi state un pochino attenti su questa cosa. In generale, comunque, se vi viene detto che resiste all'acqua, il reso vi viene fatto in modo gratuito, specie da Amazon.
Vi lascio comunque un link per capire come utilizzare eventualmente il Fitbit con le app Xtrip o altre per poter leggere le glicemie. E adesso veniamo a quello che è l'ultimo orologio. L'ho messo per ultimo perché, per quanto mi riguarda, può essere una figata, ma c'è un grande boh su cui magari, se volete, potrò anche approfondire, ed è il K-Watch. Il K-Watch, magari vi metto qualche foto, qualche immagine per aiutarvi a capire cos'è, è un nuovo orologio che stanno sperimentando che agisce come CGM, cioè agisce come il Dexcom, misurando in modo continuo le glicemie, in modo continuo, ogni 5 minuti le glicemie, senza però dover bucare la pelle. Non chiedetemi come, non ne ho la minima idea. Dovrebbero esserci dei semplici, una sorta di cerotto con delle sorte di puntine che appoggiano sulla pelle, che però non forano la pelle, quindi non ci dovrebbe essere dolore. Chi l'ha indossato ha detto che si percepisce una leggera pressione. Il prezzo di partenza sarà circa, aspettate che guardo, di 199 euro, sarà quindi uno smartwatch che avrà le caratteristiche dello smartwatch, in più agirà come CGM. In questo momento è in una sperimentazione che però non ho approfondito, però come vi ho appena detto, se volete che approfondisca il tema, lo scrivete qua sotto, io farò un video ovviamente a riguardo. Siamo giunti alla conclusione del video, abbiamo citato quindi diversi marchi, diverse tipologie di orologio, per esempio il Garmin, l'Apple Watch, il Samsung, il K-Watch, il Fitbit e altri. Ti ricordo che se il video ti è piaciuto lascia un mi piace, un commento e iscriviti. Puoi commentare anche riguardo un tema che vorresti che venisse approfondito sul canale, anche non per forza riguardante direttamente la glicemia, ma anche temi riguardanti ad esempio quelle che sono le correlazioni tra il diabete e l'umore della persona. Se, ti ricordo anche di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, di andare a guardarti i vecchi video. Ci sono un sacco di video che riguardano come gestire le glicemie, come gestire il diabete, come migliorare la propria terapia senza dover fare cose strane. Ovviamente non dico di non usare l'insulina, ci sono video che dimostrano come vivere col diabete non sia un limite e niente. Io ti ho detto tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!